Bentornati sul canale di Access 00, bentornati a un episodio di Super Mario Galaxy. Procediamo in questa galassia dell'Attico. E no, aspettate, in ordine dovrebbe essere questa da fare. Via del tutto teorica, perché questa vedo che ci vogliono un botto di superstelle. Ne abbiamo, ma comunque 52 galassie a razzo flotta. Ma che figata è questa? Ma che figata è questa galassia? Come gli è venuto in mente di concepire una cosa del genere? È una figata assurda. Ma che spettacolo! No, la voglio vedere! Laser! La voglio vedere un po' meno adesso, come dico sempre una volta che io non dovrei leggere i titoli, perché me la faccio prendere troppo bene quando vedo le galassie e poi quando leggo i titoli prende malissimo. La superstella è in alto, e già il fatto che sia già lì, bella, tranquilla, è già qualcosa. Ora, tutto sta a vedere come diamine ci arriviamo, se ci arriviamo vivi. Tipo, io eviterei di prendere quei raggi. Giusto nel viso. Io li eviterei. Poi vediamo un attimo. Ma intanto, allora, andiamo qui e prendiamo un po' di astroschegge. È già qualcosa. Facciamo il giro. Ok. Saliamo. Aia. Come faccio a... No, Mario torna indietro. Mamma mia. Difficilissima quella parte, più che altro perché non ci si capisce molto. No. Ah, ti ho fregato. E grandi così. E via con la maxi stella lancio. Ho imparato i nomi delle stelle lancio, ragazzi, è incredibile questa cosa, non ci credo ancora, grazie a voi ovviamente. Come funziona qui? Ma soprattutto, cioè, che devo... Ok, così gli togliamo di mezzo, esatto. Poi procediamo, aia, volevo farmi colpire ma mi ha colpito. Più che altro sono tre. Io spero mi si sblocchi, sì, è andata bene. Ma perché altrimenti non avevo idea di come fare a venirne fuori da qui. Quindi meno male quella teca si è aperta. E ha mostrato un tubo al di sotto. C'è roba qua in alto? Sì, ci sono astroscheggi a profusione. Mi sembra ci sia anche roba per la verità. C'è una one up. Però credo che vada cambiata la gravità, perché così non ci arriviamo lassù in alto. Quindi, astroschegge. Noi ce le prendiamo tutte. Come mi dite sempre, prendi tutte le astroschegge, mi raccomando. Mi raccomando, perché? Tanto una one-up ce la siamo presa. No, grazie. Ok, si è aperto. Ora saliamo qui. Poi qui in teoria a parete dovrei riuscire, esatto, a salire. Tutto sta a vedere adesso che diamine dobbiamo fare. C'è un tubo lassù. Ok, andiamo lunghi. Ancora più lunghi, perfetto. E perché io lassù non ci posso andare al momento? Quindi dovrò gestirla in maniera un po' diversa. Quindi, fatemi capire. Voi andate giù se io mi allontano? O siete a tempo? Non lo so, non lo voglio sapere. Semplicemente saltiamo lunghi. E vai così. No. Ah, ne ha solo due? Cioè, se la ripremo da qui... Vabbè, allora devo semplicemente aspettare. Questo è un bel problema, sapete? Questo potrebbe essere un grossissimo problema. Mamma mia, se è andata. Cerchiamo di non farci prendere da queste bombe, che non è il caso. Cambiamo ancora una volta la gravità. Qui è tutto un cambio di gravità allucinante. Oh, vai Mario! Bravissimo Mario! Che è sto coso? No! Sapevo che sarebbe andato a finire male! No! Lo sapevo! Ok, nel tubo ci siamo entrati. Andiamo via di qui, va che è meglio. C'è un buco nero, ma che non ci serve più di tanto al momento. Soprattutto vorrei cercare di capire... No, via! Stava per esplodere quella bomba, l'ho vista, ho detto aia. Ma se io li salto sopra? No, non ci arriviamo. Così? Così mi sono fatto colpire maldestramente. Aia, meno male ero bloccato. Ah, ma che figata. Cioè, è tosta da... Sono tosti da colpire, ma... Così è una figata su... Ah, una figata assurda. Mamma mia. Via di qui. Il degenero. Ok, il degenero. Allora, forse dovevo prendere una bomba e portarla fin qua su in alto per prendere la one up, sapete? Credo dovessi fare una cosa del genere. Non è per niente semplice, per la verità. Però presumo che la tecnica fosse quella. Magari cerchiamo di prenderci. L'ho viste, le monete sotto, ma sono alquanto inutili. Potrei anche in via del tutto teorica prendere. Lanciala!
Ci ho provato a lanciarla di sotto. Anche queste di bombe possono essere utili per spaccare la teca che celava una one up. Però che proteggeva, anzi, perché celava, la stava celando, la stava proteggendo. Che devo fare? Ma anche no? Cioè, perché? Ma anche meno! Andiamocene! Via di qui il prima possibile! L'impressione è che quei laser, se mi toccano, mi fanno male tremendo. Sono andato di qua perché mi sembrava l'unica strada percorribile, ma evidentemente mi sono sbagliato. Qui ci sono cose e non credo di poter arrivare lassù in alto, no, infatti. Allora, ho capito. Il problema è un altro. Dove sono le teche? Perché le ho viste prima le teche. Dove sono esattamente? Gira, gira pallottolo, vieni. Va bene anche così? Mi sembrava di averla vista per qua, ma forse mi sto sbagliando. No, guarda, dovresti girare. Perfetto, vieni dietro a me. Passa qui nel centro, mi raccomando. Dove diamine è la teca? Eccola qui. Vai così. Ora mi dovrebbe aver sbloccato, esatto, il modo per arrivare più in alto, ma con i laser. Accidentaccio, questo potrebbe essere un grosso problema. Intanto veniamo fuori dall'acqua. Cerchiamo un po' di uscirne, va. Ho detto cerchiamo di uscirne, Mario. Ce l'abbiamo fatta. Bene. Adesso, quelle mi sanno di piattaforme, quindi via il tutto teorica ci posso salire sopra. Vediamo un po' dove andiamo a finire, però in questo modo la visuale non me la cambia manco per sbaglio. Ti pareva? Ci mancherebbe altro. Qui non c'è niente, almeno per ora, per il momento. Quindi vediamo un attimo di salire da questa parte e andare sulla piattaforma di destra. Magari da qui si va effettivamente in qualche posto buono? Non lo so, è tutto teorica. No, è quell'altra piattaforma da sbloccare, ok. Allora, guarda, stai un attimo qui. L'ho tolto di mezzo. Solo per stare un po' più tranquilli, ho detto, almeno ce la giostriamo un po' meglio la situazione. Perché avere uno di quei cosi che dà fastidio. Mamma mia, non è per niente semplice. Monetina presa, meno ci si è recuperati la vita persa, lo spicchio di vita perso. Lì c'è una one up che io voglio andare a prendere. Il punto è come faccio a non farmi uccidere così. Grandi in questo modo. Non capisco. Cambiami la visuale. Mamma mia, la superstella. Ci siamo arrivati. Un incubo. Ma l'importante è averlo fatto. Ok, averlo superato più che altro. Mamma mia. Superstella agganciata, acchiappata e portata a casa. Laser, 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 galassia, razzo, flotta. Ora, il punto è che a me piacerebbe visitare un po' meglio quel razzo. Tipo, ci farà andare adesso se ci ritorno magari? Non lo so, dico così per dire. Vediamo un attimo se mi fa fare un qualcosa di diverso stavolta. Dai che ci proviamo. Sì. Cos'è? Tempesta di palle di cannone. Preferivo i laser. Non so perché, ma preferivo i laser. Almeno erano più semplici da evitare. Ci sono i twomp. Bene, ottimo. Tanto per rallegrare la situazione. Ma che bella una cosa del genere. Mi sa di percorso a ostacoli in tutto e per tutto questo. Ora, vedremo un attimo se effettivamente... Ma di qua che c'è? No, no! Ho voluto provare a vedere che c'era di qua, ma c'era il niente cosmico. No, aspetta, aspetta. Aspetta un attimo che c'è una one-up da prendere. No, lungo. Vai. Mamma mia. Però la one-up l'ho sbloccata. Soddisfazioni della vita. Ora qui ci sono astroschegge laterali, ma niente di più. Quindi andiamocene prima che mi esploda tutto addosso. Benissimo così. Voliamo via da qui. Non sono riuscito a prendere le astroschegge che c'erano in basso. Peccato questo. Va bene, la one up ce la siamo presa. Ora Che devo fare? Questo mi ricorda Super Mario Bros 3, sapete ragazzi. Ma proprio tanto. Tra l'altro, serie che potete trovare completa sul canale. Portato completamente finito. Già presente tutta la serie sul canale, quindi alla grande. Noi cerchiamo qui di accendere tutti questi punti interrogativi. Mario, vattene di lì. Mamma mia. Ok.
piuttosto del previsto la situazione. Sono catenacci senza catena che effettivamente assomigliano anche a palle di cannone. Ottimo. Astro scheggi a profusione. Bene così, cerchiamo di prenderne il più possibile. Dovremmo poter proseguire. In via del tutto teorica. Sì, grandi. Bello però. Però non mi sta piacendo parecchio. Mi piacerà un po' meno quando volerò in quel buco nero. Già me lo immagino. Però per il momento lo sto adorando particolarmente questo livello. Proprio è bello. È fatto molto, molto bene. Ok. Qui come devo fare? Sempre uguale? Sì. Quelle che sono? Sono Octorok, dai. A me piace chiamarli Octorok. Quelli a tutti gli effetti. Due in uno, ragazzi. Tutto a caso, ovviamente. Però due in uno. Soddisfazione della vita. Io provo a saltare lungo. Le monetine non mi servivano. Mentre qui sotto non so che c'è. Ah. No, no, no. Fermi. Via di qui subito. Subito via di qui. Non voglio stare a rischiare la vita quando sono arrivato già lì in fondo. Non mi pareva il caso. Qui invece mi sa che sono verso la fine. Era quello che avevamo visto. La zona che avevamo visto per poi arrivare alla superstella finale. Quindi qui dovrò stare ben attento ai raggi. Ma qui ci si passa sotto? Sì? Ho voluto provare. Più che altro ho rischiato, perché non ero per niente sicuro e avevo anche paura sinceramente di rimanerci. Quindi è andata meglio del previsto. Cambia la gravità? Yes. Più che altro, più che cambia la gravità, cambia proprio tutto. Salta Mario, grande. Monetina. E andiamo lunghi. Che c'è qui dentro? Astro Schegge, Mario vai. Ok, sono riuscito a prenderle tutte. Siamo a 50. Nel caso ci fosse una Savillotto Ghiotto, almeno che vuole magari 50 monete, gliele diamo. Che mi sembra giusto così. Che devo? Ok. Non sono sicuro. Non ero sicuro di aver capito bene che cosa dovevo fare. Ma era andata, perché la gravità qui cambia un po' a caso. Cioè non cambia a caso. Ci sono dei punti precisi in cui cambia, però non si capisce proprio bene che cosa sta succedendo. E quindi c'ero rimasto male. Malissimo, anzi. Vedete qui? Non è che si capiva benissimo quando la gravità sarebbe cambiata. Vai! Lasciamo perdere quel blocco interrogativo, che non è il caso. Sti Goomba sono messi qui, credo principalmente per farti prendere le monetine. Ma sono più un problema che altro. No, Mario, dove vai? Lo sapevo che, che la gravità mi avrebbe creato danni prima o poi. Da dove ripartiamo? Da... dove siamo? Che è sto posto? Non l'avevo ancora visto io sto posto. Ah, questo posto mi sa che mi ha ridato, come se fossi sopravvissuto a quella zona, e mi ha fatto ripartire di qui, perché questa parte non l'avevamo ancora vista. Quindi ottimo. Aia. Ale, occhio però, perché manca un colpo e ci sei, stavolta. Quindi occhio. Saltiamo prima magari, che almeno siamo più tranquilli. Astroschegge. No! Mamma mia, ero saltato male. Superstella, citi tutti superstella presa. Non si sa neanche come, con uno spicchio di energia rimanente, ma ci siamo arrivati. Wow. Grande, bello questo livello. Lo sapevo che questa galassia non mi avrebbe deluso. Lo sapevo. Grandi così, grande Mario. Con lo sfavillotto sempre nel cappello. Grande, testa di tempesta. Testa di palle di cannone, anche no. Oddio, sembravano teste. In effetti, però, tempesta di palle di cannone, galassia razzo flotta, 94 superstelle, astroschegge che si vanno a aggiungere alla nostra collezione, 2709 astroschegge, quindi grandi. Per questo episodio ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!